Salve a tutti e bentornati sul canale. Come potrete intuire dal titolo, sono qui con l'ennesima trilogia. Sì, sul mio canale vedete un sacco di trilogie, abituatevi all'idea. E la trilogia in questione, come potrete sempre intuire dal titolo, è la trilogia di Queste oscure materie di Philip Pullman, sì, o il mattoncino, che si compone di La bussola d'oro, La lama sottile e Il cannocchiale d'Ambra, l'edizione che io ovviamente della Salani. Costa 22 euro e ho deciso di prendere il mattoncino a mie spese perché riuscire a leggerlo sono 1071 pagine, capitemi. È stata un'impresa, non ero pronta dal punto di vista psicologico, di conseguenza ci ho impiegato tantissimo. E sì, lo so, lo sto leggendo, l'ho finito di leggere a marzo. Sono sempre l'ultima ruota del carro e me ne mancano ancora di serie per ragazzini, vabbè. La protagonista è Lyra, una bambina di 10 anni che vive al Jordan College di Oxford. Vive lì perché appunto è orfana e l'unico parente che ha, Lord Asriel, sostanzialmente è un accademico, quindi passa la maggior parte del suo tempo fuori per fare ricerche e quindi di lei si occupano il maestro e gli altri accademici. Il tutto, cioè la trama, venne sconvolta da quattro avvenimenti che avvengono uno di seguito all'altro nel giro di poco tempo. Il primo è la scomparsa dei bambini da parte degli ingoiatori, questi loschi figuri che appunto rapiscono i bambini e non si sa che fine facciano. Se il secondo avvenimento è il fatto che Lyra assista ad una conferenza tenuta da suo zio, appunto al Jordan College, in merito alla polvere. Cosa sia la polvere, se sia un bene, se sia un male, se vada distrutta oppure preservata, sarà appunto il tema centrale di tutta la trilogia, appunto, queste oscure materie. Il terzo avvenimento è la comparsa della signora Coulter, una affascinante donna che decide di prendere Lyra sotto la sua ala protettiva e di insegnarle ad essere una signorina, perché di fatto Lyra è una bambina, è un'aristocratica, ma si comporta come una selvaggia, quindi sostanzialmente vorrebbe darle un po' di educazione, vorrebbe educarla per la sua classe sociale. Il quarto avvenimento, appunto, dato che Lyra se ne deve andare insieme alla signora Coulter, il maestro del Jordan College decide di affidarle un oggetto molto particolare, aletiometro. L'aletiometro che cos'è? Lo dice la parola stessa, aletiometro, aleteia. Verità, metros, misura, quindi un misuratore della verità sostanzialmente. Quante volte ho detto sostanzialmente? Lasciamo perdere. L'aletiometro si basa su un sistema di 36 simboli e appunto attraverso questi 36 simboli Lyra può porre una domanda e ovviamente ricevere una risposta. Il tutto avviene appunto attraverso questi simboli. Qual è la parte complicata del gioco? Che ovviamente se come dire, un intero concetto, una verità si riassume in 36 simboli. Ovviamente ogni simbolo significa più di una cosa, cioè ogni simbolo ha un significato diverso. Qui viene definito qualcosa tipo piani, tipo ha un livello differente di significato. Mi sto incartando. Comunque sia, è solo Lyra, o meglio, solo Lyra riesce a leggerlo in maniera spontanea, tutti gli altri comunque sia devono basarsi su libroni alti così e comunque sia servono delle competenze. Si scoprirà che la signora Coulter non è esattamente uno stinco di santo, quindi Lyra fuggirà alla ricerca di Roger, suo migliore amico che era stato rapito, anzi è stato rapito dagli ingoiatori e lo farà attraverso una serie di alleanze, prima con gli egiziani, poi con le streghe, con gli orsi e così via, finché appunto non si arriverà alla fine, che ovviamente non vi posso dire perché sarebbe spoiler. Parere personale, nonostante sia effettivamente una trilogia per bambini, ciò non toglie che non possa essere apprezzata dalle persone adulte. Diciamo che il punto di vista, o meglio, il modo in cui si guarda la storia, il tutto è differente. Un bambino presta più attenzione alla parte fantastica, perché una cosa che non ho detto è che nel mondo di Lyra, le persone, o meglio l'anima delle persone, gli cammina accanto, sotto forma di animale. Questi animali cambiano forma fino all'adolescenza, poi si stabilizzano e la forma che assumono sostanzialmente rispecchia quello che è il carattere e l'indole della persona in questione. Quindi questo ovviamente è un chiaro riferimento a Socrate. Soprattutto nel terzo libro
All'inizio di ogni capitolo sostanzialmente c'è un paragrafetto all'interno del quale c'è il pezzo di una poesia o di un estratto di un testo di un autore. Tra i vari autori troviamo William Blake, Emily Dickinson, Byron, mi pare, poi Keats, John Milton e così via dicendo. Ci sono anche dei riferimenti alla Bibbia. Può interessare di più il fatto che ci siano dei riferimenti letterari e filosofici, che ci siano appunto degli autori che magari ha studiato e che comunque sia rendono il tutto molto più, come dire, completo. È piacevole da leggere. Un bambino guarda più alla forma fantastica, mentre un adulto più alla forma e al costrutto. E la prosa di Philip Pullman è assolutamente fantastica e gradevole. Della trilogia di queste oscure materie è stato tratto un film, soprattutto dalla bussola d'oro, cioè solo dalla bussola d'oro, scusate, che appunto si chiama La bussola d'oro, ma dai. All'interno di questo film, tra i vari attori ci sono Nicole Kidman e Daniel Craig, se non ricordo male. Comunque, il film che io ricordo di aver visto più o meno nel 2005, forse, sì, diciamo 2005-2006, io ero ancora alle elementari, all'epoca mi piacque tantissimo. Adesso, col senno di poi, dopo aver letto il libro, mi rendo conto che è fedele in alcuni punti, in altri no. Quindi non saprei esattamente se dire se, non saprei dire esattamente se mi è piaciuto oppure no. Diciamo che è guardabile, ma in quanto a fedeltà lascia molto a desiderare, quindi fate voi. Se dopo aver letto la trilogia vi va anche di vedere il film, ok, io non vi dico, io non ve lo sconsiglio, vi dico solo che è molto diverso per certi versi. È che il film si ferma molto prima della fine, di conseguenza c'è un vuoto tanto così in cui non si sa che cosa accade, e siccome non c'è il seguito, cioè il secondo film tratto dal secondo libro, La Lama Sottile, ovviamente non sapremo mai che cosa è successo, cioè lo sa chi ha letto il libro. Ok, sto degenerando. Direi di concluderla qui, sì, lo so, sono stata molto breve come al solito, cerco di non annoiarvi troppo perché io stessa mi annoierei a guardare un video troppo lungo, quindi grazie di aver visto questo video, spero ovviamente che vi sia piaciuto e se vi va ovviamente mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao!